ましょう。Scelto dal campo, il campione d'Italia, Federer!
Gioco dalla metà campo offensiva, quindi rimessa Fontitudo e 14 secondi per andare al tiro. Rimessa Fontitudo. Sia Ruggero ha sbloccato la partita con quei due canestri da tre, e veramente, perché noi abbiamo ragazzi una sfiga che è incredibile. Adesso Samson si è storto la caviglia, sembra che non sia nulla di grave. In ogni caso il derby non si gioca, si vince. Ma io non sono così fegatoso per il derby, è una partita come le altre, solo che è un po' più sentita, ecco, diciamo così. Non mi aspettavo che loro fossero così forti, sinceramente. Invece hanno giocato una bellissima partita, sono stati molto bravi. E noi che abbiamo diciamo un'equipe di giocatori forse un attimino più forti, dovevamo vincere. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. A Milano sarà molto dura, Noi siamo in vantaggio di 5-0. Ci sta che la sesta si possa anche perdere, giochiamo in casa loro, però anche ho saputo che si è fatto male anche da Tome, e quindi anche loro hanno tanti giocatori fuori. Come vedete comunque il basket
è sempre un po' un'incognita, non c'è mai nulla di così certo. I giocatori ne abbiamo tanti, noi abbiamo fuori 4-5 giocatori e devono essere pagati anche quelli, quindi poi torneranno, la squadra ha dimostrato compattezza e vinciamo, quindi non c'è la necessità. Avete visto Alexander e Ruggier, fin di conti noi di play, adesso manca meglio, speriamo che torni presto, ma Ruggier, Paiola, Alexander, Teodosi è un play anche lui, quindi voi ne abbiamo quattro, quanti ne vuoi di lunghi, c'è Tessitori, c'è Chaupé, c'è Sanso, c'è Alibegovic, non è che manchino i giocatori. Bologna e Basket City, meglio di qua è difficile trovare pubblico e questa passione per il basket, veramente. Prima di Milano c'è l'impegno con anche il Gran Canaria. Certo, la partita più importante per noi è proprio quella con Gran Canaria, per quello mi lamentavo di Sanso, perché noi dobbiamo vincere a Gran Canaria e sarà una partita molto dura, molto dura. Speriamo bene. Il derby numero 111 è della Virtus Bologna. Chiediamo un commento all'amministratore delegato bianconero Luca Baraldi. È una vittoria importante, forse non siamo stati brillanti come in altre occasioni, ma credo che questo derby sia stato vinto dal gruppo. E io non faccio mai apprezzamenti sui singoli, però mi sento di dire che questa sera Ruggier e Alexander hanno dimostrato di meritare alla grande di vestire questa maglia, perché credo che siano stati loro alla fine che più degli altri hanno tolto le castagne del fuoco in momenti molto difficili. Il gruppo fa la differenza, come diceva lei, intanto la Virtus è l'ottava vittoria consecutiva e si appresta a un impegno importante contro Gran Canaria. Sì, andiamo a Gran Canaria a giocarci una partita molto molto importante, perché vale il primato della classifica in Eurocup e vuol dire tante cose importanti. Andiamo ancora una volta con tanti cerotti, però penso che questa squadra abbia dimostrato che ha tanto tanto carattere e questo coach che abbiamo sa motivarli sempre al momento giusto nelle modalità che consentono di arrivare, come mi pare che sia, l'ottava vittoria consecutiva. Corsi dell'anno contro Milano in trasferta, con la possibilità anche di essere primi in classifica. Ma insomma, quello io credo che delle due partite la più importante sia quella di mercoledì. Non vogliamo sottovalutare Milano, certamente, però in questa fase della stagione le nostre energie devono andare lì, e poi a Milano devo dire che forse per una volta non andiamo da favoriti, quindi un pochino meno di pressione l'avremo e sarà una partita che giocheremo a tutto campo, a tutto tempo, con una squadra che ha dimostrato di essere squadra. L'ambiente oggi era molto caldo. Io devo ringraziare i tifosi che hanno dimostrato finora grande correttezza e grande passione. Dopodiché si è visto cosa vuol dire avere il pubblico, il pubblico oggi è stato veramente il sesto uomo in campo, quindi bene, siamo contenti e grazie anche a loro. Posso dire tranquillamente, senza paura di essere smentito, che se avessimo rubato e vinto questa sera non rubavamo niente, però è chiaro che nei minuti finali dei contropiedi veramente banali, dei tiri liberi dove c'è stata poca precisione e una giocata, soprattutto quella finale di Teodosic, cioè ci ha determinato il risultato finale. Ha giocato con grande coraggio, ha dimostrato di essere una squadra sicuramente in forma, ma non solo, anche sicuramente con molto più talento di quanto la classifica non dica, questo per fortuna ne eravamo ben coscienti e quindi diciamo siamo riusciti a mantenere la concentrazione e la testa sulla partita fino alla fine.